Siamo praticamente arrivati a Napoli. Vediamo il Vesuvio. Tra un pochino andremo a conoscere questi famosi pizzaioli. La pizzeria più antica di Napoli, l'antica pizzeria della regina d'Italia, Brandi, conta circa 250 anni di storia. La nascita di questo locale è intorno al 1760-1780. Quando nell'Ottocento ci fu l'unità d'Italia, con l'entrata dei Savoia, quindi, Raffaele Esposito, che allora era il marito di Giovanna Brandi, propose di preparare per la regina Margherita un piatto nuovo con i colori della bandiera italiana. Bianco della mozzarella, verde del basilico e rosso del pomodoro. Nacque la pizza margherita e stiamo parlando dell'11 giugno 1889. Noi abbiamo continuato a portare avanti questo piatto secondo i suoi canoni classici e quindi difendendo questo piatto in qualche modo difendiamo anche una tradizione napoletana. Uno dei segreti è essere fedeli a un certo gusto che viene tramandato anche da noi anche attraverso il ricordo. Per conservare questo gusto è necessario un attento recupero di certi sapori a partire da, che ne so, dalla farina, il pomodoro deve essere il pomodoro San Mazzano, il fior di latte deve essere il fior di latte di Agerola o di Monte Lattari. La ricerca dei prodotti originari è senz'altro una carta vincente. Poi ovviamente noi contiamo su una serie di collaboratori storici che conosciamo affinché tutto resti di una qualità elevata. Sono 40 anni che sto qua, qualcosa in più e noi in meno. Sono nato in questo mestiere perché il mio nonno, il mio papà e tutta la mia famiglia, tutti quanti pizzaioli. Io ho tre figli, tutti e tre pizzaioli. Ci sta una regola con il tempo di umidità, di freddo, di caldo, cioè noi ci dobbiamo avvintare e fare la pasta in base alla temperatura giornaliera. Ognuno ha il suo modo di lavorare, ma gli ingredienti sono sempre uguali, tutto quanto uguale. Se non si fa con impegno, con il cuore, non riesce mai niente bene. E giorno per giorno ci piace molto sempre di più fare questo mestiere, perché ci dà soddisfazione e noi diamo soddisfazione. Sto mangiando la pizza migliore al mondo. Signori, buon appetito. Penso sempre che l'avvenire nella tradizione, la garanzia per la continuità è anche, diciamo, una porta aperta verso il futuro. Oggi la pizzeria Brandi la trovate sempre qui, in questo piccolo vicoletto all'inizio dei quartieri spagnoli di Napoli, difendendo ricordi di una storia napoletana che ha un suo fascino che si trasmette ormai da generazioni. Cioè, non si può dire su Napoli, è unica.